La lanterna blu, noto come Santo Viandante, sta riversando fiumi di speranza sulla tua posizione. Se assorbita, la sua energia innesca miracolosi incrementi di potere. Questo è lo speciale di Pasqua. Ovviamente sperando che non ci sia un multiverso di Pasqua che stici fuori un altro giorno, perché se vi ricordate con Mortal Kombat c'erano questi eventi speciali. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio con i multiversi. Multiversi tranquillo, senza patemi, senza turni di, senza turni di qua. Ovviamente poi nelle prossime settimane, soprattutto la prossima, ci saranno anche dei multiversi molto molto speciali, dove andrò, ve lo dico subito adesso, a finire l'intero pianeta. Quindi se ci sono tipo 5, 4, 3 tipologie di scalate in un unico pianeta, io tenterò di conquistarlo tutto, alla conquista del multiverso. Si chiamerà ovviamente non in un unico video, ma mi porterò scalata per scalata. Chi ci pigliamo per fare questo scontro? Io non lo so, anche perché mo ho libera scelta, è da un po' che non lo vediamo. Prendiamo lo Joker col cappello, quanto sei bello, Joker. E la prima sfidantessa è Black Canaria. Metti a segno un lancio durante il match. Sarai la mia nuova docile pupa. Te lo sogni, pagliaccio. La canarina non si lascia addomesticare. Avvio. Ma tutto il mazzo ti faccio. Tutto. La potenza. L'ho sentita tu. La madò Black Canary. Sì, ho capito però. Ah, ma pure livello 10, ah. Quindi c'è anche dell'incredibile potenza che io non finirò mai. Non la finirò mai questa qua di battaglia. No. Mai. Mai e poi mai. Aia. Vieni qua che ti faccio il lancio prima di tutto. Oh. E poi ti faccio anche del male, sperando di beccarti. Ovviamente perché io sono livello 4, quello lì è livello 10. Ma scusate, ma mi sembra attuale anche giusto questa cosa, che poi io devo stare qua in grandi millenni per tentare. Sia chiaro. Per tentare di batterla. Oppelaio. E c'è il pareggio. E c'è il gran pareggio. Se la becco, si spera. Se non mi fa volare di qua e di là. Non finirà con un urlo, ma con un genio. Aia. Porca miseria, questa qua che mi fa le arricarrana. Mamma mia, che incredibile mossa. Vieni qua Black Canary. Vieni qua che mo c'ho. C'ho due ricordi delle cose che devo fare. Tu godi quando ti colpisco. Un paradosso, niente male, Pareggio! Mamma mia, i giorni del pareggio! Poi lo capirete, ci sono stati tanti pareggi in questa sessione di registrazione, non vi posso dire altro. Distruzione totale, Black Canary! È stato difficile all'inizio, ma poi t'ho battuto. Vittoria di Joker. E con i Joker non si scherza mai al tavolo di gioco. Nuovo equipaggiamento. Corazza survival leggera di freccia verde. Giustamente sto utilizzando Arrow, Secondo sfidante è quel gaglioffo di Cyborg. Non credere a quello che raccontano di me. Cosa intendi? Io uccido solo quando fa ridere. Avvio. Il problema è che fa molto ridere e questo attira molto la gente, le visualizzazioni schizzano al massimo, soprattutto quando non becco i miei avversari. Porca miseria, aia. E mo il ciborgo qua si è svegliato e ciò non è bene. Quando si sveglia la miseria. Sì, vienimi addosso. Ma non mamma mia. Ho capito buia, però te mi hai fatto male buia, mi hai fatto la bua, non la buia. Mamma mia, chi è dannato, ma quanto son bravo col coltello. Sì,
L'ho comprato proprio ieri questo coltello. È puro piede de porco. Ho una sorpresa in serbo per te. Aia, perché attivo le cacchio di... Porca miseria. No, 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 no. Attention, attention, s'il vous plaît. Attention, non te lo sei beccato prima, te lo becchi adesso. Mi è volato addosso. E tra l'altro mi è volato addosso, non mi ha fatto manco danno. Di solito mi tiravano le bastonate in mezzo ai denti e mi facevano un male incredibile. Hai capito, brutto ciborgo marrano, che ti meriti solo le lame. No, aspetta. No, che sfica. Vittoria di Cyborg. Incominciamo a velocizzare la velocità. Nuovo equipaggiamento. Pantaloni urlanti di Joker. Li metto subito. Sbam. Dannato Cyborg, che mi fai perdere tempo. Vittoria di Joker. E che cacchio, io pesco sempre dal mazzo vincente truccato col no niente io. E finalmente, dopo tanto tanto tempo, mi affronto in un incontro incredibile. L'abito non fa il monaco, amico mio. Sei il mio sarto per caso? No, il tuo becchino. Avvio. Ciao Joker, ma io sono Joker. Ecco, è te più bello il suo vestito, qua partiamo già a svantaggiati e ciò non va bene. Anche se lui sa tutte le mie magagne, sa tutto quello che faccio e quindi non è giusto, sa tutte le mie mozze. Le mie mozze, soprattutto le mozze quelle con la Z. Ma vedo che un lebono a placare la mia ira. Soprattutto magari sta anche facendo apposta, no? Così almeno io posso continuare abbastanza tranquillamente. Ed è una cosa molto simpatica questa. Tieni questo! Ho la mano vincente! L'ho sempre detto io! Aia! Sì, però basta che non ti svegli adesso, per l'amor di Dio, per la miseria, che così almeno proseguiamo con questo scontro, sai, perché io... di Cyborg ne ho abbastanza di uno e uno è molto 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 rompiballe in faccia. No, non è voluto andare sulla sedia elettrica questo qua. Tu sei colpevole di grandi crimini. Ho la mano vincente. Oh, mi copia pure le battute questo qua, eh. Non hai il senso dell'umorismo. Qualcuno dovrebbe guardarsi allo specchio. Lo sto già facendo! Mettiamo uno, così almeno non prende tutto il massimo. Certo, prende sempre tantissimo qua il dannato Joker. E comunque, ragazzi, vi svelo una incredibile lezione qua. Chi vince, vince, vince Joker. Quindi diciamo che vince lo sport, vince l'agonismo, vince la grande fratellanza, ecco. Anche... No, si è parato, che io stavo tirando il grande colpo. Vengo! E non l'ho preso però. E ciò non va bene. Aia, abbiamo avuto la stessa idea. Siamo tutti e due impersonificati dal computer. Che è sta roba? Ta! Vittoria
di Joker. Il Joker, batte il Joker, sempre con il mazzo migliore. E il quarto personaggio ad affrontare oggi è Gorilla Grodd. Bella scimmietta. Sono un gorilla, pagliaccio. Come se facesse differenza. Avvio. Non fa differenza perché tutti e due vi scaccolate il culo e dopo con le stesse dita ve le infilate nel naso, lo so io, guardo i cacchio di documentari su questo, passo tutto il giorno a guardare documentari sulle scimmie e tu sei una scimmia, ah, Bengarengo, mamma mia quante botte che te do, dannata scimmiaccia. Per caso sei parente anche di non lo so, non mi viene nessun grado di parentela, quindi diciamo che finiamo subito questo discorso. Perché tu eri colpevole, dovevi andare alla sedia elettrica, ti dovevi andare all'agonia, brutto, schifoso controllamenti. Lo so che tu vorresti controllare la mia. Aia, aspetta. Un pugno vinto. Ah. Per l'amor di Dio, non lo facci! Mamma mia, le grandi combo qua, voluto o non volute, volenti o dolenti, le ho fatte lo stesso! Yeah! Mamma mia, la potenza! Ma tu quanti cacchio di teschi fai fuori durante l'arco di un anno? Guarda che costano, soprattutto sono molto difficili da... Oh, da andare a trovare! Dannato ciccion... La puttana che cazzo ha tirato giù! Hulk spacca! Diffamazione questa! Mamma mia che topeso, mi ha tirato ancora il pugno! Ci sta sulla sedia elettrica, sì, non tanto comodo. Ostruisce tra l'altro tutta anche la visione del mio bel faccino che ride quando te faccio sciopare in aria! Aborro il tuo caos! Frequenti il dottor Fate? Eh sì, mi sa che lo frequento perché ha delle... dei piccoli sbalzi di umore, sto brutto schifo. No, mica sei parente del cyborg, Che me li fai fare tutto, vero? Aia, poi io che gli do le spalle, mai darle le spalle a un scimpanzé, mai, è cosa molto cattiva. Tie, mamma mia le scoltellate che ti do, marrano. No, vittoria lo stesso, gli dovevo fare la super mossa. Vittoria di Joker. Ma io ho sempre un asso nella manica, anche se adesso non ho le maniche, ma vabbè. Nuovo equipaggiamento doppio. Benedetto della fatalità demente che me lo metto subito. E Joker gambe, questo no perché fa schifo. E l'ultimo sfidante è Catwoman. Dovresti andare matta per il mio sorriso da stregatto. Il tuo sorriso avrà vita breve, Joker. Fidati gattina, i classici non muoiono mai. Avvio. Soprattutto io non muoio mai, Catwoman. Chiedi a Batman. Aspetta, mamma mia quanto salta questa. Che per fortuna che... No vabbè, io non ce la dovrei avere a livello 10 la Catwoman. Ma comunque, aia, graffia tantissimo. Vieni qua vicino che vai sulla gogna. Ah, sei stata colpevole tutto questo tempo. Hai rubato tantissimi gioielli di qua e di là, quindi sei colpevole. Ti meriti di morire. Io no, perché sono già di sotto una volta. Dopo magari chiederò anche aiuto a Ra's al Ghul. No! Per fortuna che non mi apevo, se no mi faceva fare un giro su mi baio con la moto. E quella lì mica va piano con la moto. No! Aia, parco giochi! Gioco io in casa! Perché nel parco giochi c'è Joker! Che gioca a lungo! Le macchie di sangue non vengono mai via! Eh sì, soprattutto se ho questo vestito bianco, le macchie di sangue. Oh, stentano! Non mi sa tanto che devi passare un'altra volta perché sei stata rinviata a giudizio! Un giudizio universale! Fulmini e dinamite per te! Aia! E vabbè, questa qua con la frusta però... Quanto male che mi fa! No! La gatta ha affilato gli artigli. Dannata gatta, perché affili... Basta che non mi fai quello scherzo là, Basta che non mi fai la lotta in due, che dopo ti torno sulla vita! No! Alzati! T!
terzo rimandamento giudizio. Questo è il tuo destino fatale. Questa volta non ti rialzi più. Al massimo ti metti in ginocchio. Ah! E gli manca poco, e gli manca poco. Uno sparo, un colpo di coltello, qualche cosa per la vittoria finale. Vittoria di Joker. Io punto sempre a fare all-in e a vincere le mie mani. Oh, che bello. Lotta di potere, anche se doveva esserci qualche multiverso di Pasqua, ma chi se ne frega, avrò superato 400, arrivavo anche a 500, non è vero, non arrivavo a 500.000 punti. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, ci vediamo, vi dico subito, domenica prossima con uno scatolamento madre, che mi sa tanto che ne ho davvero davvero tanti, e a settimana prossima con un nuovo lotta dei contenuti, sfida dei contenuti, battaglia, quello che è. Grandi soldoni.